Allora, buonasera, benvenuti in questo incontro che, come sapete, diciamo si tiene intorno alla nascita di una collana nuova. L'altro giorno ho letto con qualche stupore il fatto che l'amministratore delegato della Fiat diceva durante la crisi non bisogna fare nuovi modelli perché tanto non se li comprano. Perché ero abituato a pensare che invece la crisi economica dovesse stimolare l'innovazione, diciamo che le imprese in periodo di crisi economica fosse proprio quello il momento, che, almeno questo è quello che a noi pare. Devo dire che la discussione su questa collana è data da qualche tempo e questa, come avete visto, forse avete cominciato a vedere anche la copertina, la formula grafica, è una collana che ha una sua particolarità rispetto ad altre. Il senso insegnato di questa collana, poi dirà due parole Anna Gianluca, il nostro direttore editoriale, per farvi capire come è nata l'idea. Quello che io volevo dirvi è che, oltre che ringraziare voi di essere qui, volevo ringraziare molto in particolare Luciano Canfora e Federico Rampini, che si sono, come dire, prestati ad essere, come dire, il modello, ed è secondo me un modello straordinariamente efficace di come si smonta un idolum. Qui ci sono varie letture perché la discussione ferve se sia idola o idola. Il professor Canfora sostiene che non c'è discussione. Bene. C'è qualcuno che ha espresso un'opinione diversa, ma ovviamente in maniera sommessa. La cosa che mi sembrava, l'unica cosa che volevo dirvi a proposito appunto della collana è questa, e cioè nello smontare questi pezzi di ideologia che si sono fatti senso comune o questi pregiudizi che si sono fatti, modi di dire, frasi fatte, c'è un'utilità credo anche poi ricostruttiva, nel senso che al di là della banalità, della banalizzazione, c'è anche l'esigenza credo indiscutibile di avere una qualche visione del mondo. Forse una delle cose, forse la cosa che questa collana in sé e per sé discute è il fatto che ci siamo detti in questi anni, o almeno l'abbiamo sentito molto dire, che eravamo in un'età post-ideologica, no? L'hanno scritto in molti che con la fine, in particolare di quella grande ideologia così strutturata, forte, che era l'ideologia comunista, eravamo entrati in un'età post-ideologica. Ecco, non so se questa affermazione sia totalmente falsa, forse in parte è vera, nel senso che almeno non ci sono ideologie così appunto strutturate, ma certamente diciamo una qualche visione del mondo, un qualche occhiale per guardare la realtà, come dire, ci serve, e forse il tema non è solo quello di analizzare e criticare i pregiudizi, ma anche quella di costruire qualche alternativa. E la banalissima riflessione che abbiamo fatto in questi mesi in casa editrice è che non è forse un caso che, seppur da punti di vista molto diversi, tutti e due, i primi due libri, abbiano al centro l'Europa. Non è stata pensata così, non è stata costruita così, le tesi quando le leggerete vedrete sono molto diverse, però è forse una cosa che ha qualche significato. E se è vero, e mi sembra che sia abbastanza vero, che ormai tutti dicono, molti dicono autorevolmente, che l'Europa economica non ha come portato naturale ed automatico l'Europa politica, e che questa Europa politica è una costruzione che presuppone scelte legittimamente diverse, e beh, su che base le facciamo queste scelte? Le facciamo solo sulla base di un'urgenza economica o di convenienza? Forse quel popolo europeo che non c'è, che ci potrebbe essere, è difficile costruirlo sulla base del solo conviene. Mi viene in mente, noi abbiamo pubblicato i bellissimi libri di Alberto Banti, Lo storico del risorgimento, che se a quei 1000 che fossero partiti da quarti, avessero detto perché partite, cioè perché vi conviene, forse non sarebbero partiti. Forse c'è bisogno, per costruire un popolo europeo, forse c'è bisogno anche di idee che possono essere legittimamente discusse. Cioè forse c'è bisogno appunto di costruire nella crisi, utilizzare la crisi anche come un'occasione per costruire idee nuove sulla libertà, sull'uguaglianza, sulla comunità, sul welfare, sui diritti. Ecco, noi pensiamo, e questa era una cosa che vi dico perché
qui stasera ci sono moltissime persone che fanno la casa editrice, che sono la casa editrice, che sono con noi e in questa fase anche molto difficile del mercato editoriale, noi pensiamo che nei prossimi mesi un tema fondamentale sia questo. Se è possibile, come dire, da questa parte del mondo, in Europa, costruire una qualche, diciamo così, alternativa ideale, culturale, a quello che è stato, sono state idee forti che in parte sono responsabili anche della crisi in cui viviamo e che possono aiutare la costruzione europea, che diventi una costruzione in cui, se saremo chiamati a scegliere, lo facciamo, come dire, in base anche a una discussione pubblica, forte, seria, alta, con dei riferimenti, diciamo, comuni. Questo è molto difficile perché noi siamo abituati a ragionare ciascuno nel proprio paese per il proprio paese. Quando pensiamo welfare italiano in Italia, i tedeschi pensano a loro e così via. Però credo che o facciamo questo salto di qualità, mi è capitato prima dell'estate di parlarne, forse ne avevamo già parlato al Festival Internazionale con Eric Joseph, non so, ecco, è qui. Ecco, Eric, cosa che mi colpiva particolarmente perché viene da un francese, mi diceva appunto, o noi riusciamo a ragionare con questo click, e cioè a porci problemi in una dimensione che non è più solo nazionale, oppure è molto complicato fare questa strada già di per sé così difficile. E quindi, come dire, questa era l'occasione anche per sollecitarvi a riflettere su questa linea. Credo che, nonostante tutte le difficoltà in cui siamo, questo pezzo, diciamo, di elaborazione culturale ideale, in questo momento sia essenziale. Secondo me, se non escono fuori delle idee innovative, come sono uscite in tante stagioni, pensiamo all'Europa di Keynes e di Beveridge, no? Se non escono fuori delle idee, mi pare molto, molto più complicato fare una costruzione politica europea significativa. Ringrazio particolarmente Stefano Rodotà e Fabrizio Barca, che hanno accettato di aprire la nostra discussione, che sarà molto, come dire, informale, con una sola regola, stare nei 10 minuti, regola che abbiamo richiesto anche a Luciano Canfro e Federico Rampini, che apriranno dicendo appunto qualcosa sui loro libri. Ma adesso passo la parola ad Anna Gianluca, che ci dice qualcosa invece sulla serie. Io non sono abituata a parlare al microfono, quindi è la prima volta, l'ho fatto proprio eccezionalmente per loro, ma non lo amo e non so che succede, quindi. Allora, stavo dicendo, siccome volevo spiegare l'operazione di smontaggio che mi piacerebbe questa collana facesse, smontaggio di idola, di idee ricevute, forse la cosa più semplice è enumerarne qualcuna in elenco, che c'è presente nella prefazione all'intervista di Gallino che ha fatto per noi, la cui prefazione, diciamo, è stata scritta e discussa con lui nello stesso momento in cui gli parlavo della collana, e quindi in un certo senso ha una sua, ci sono molti padri, insomma, perché si discute molto di queste cose prima di realizzarle. Lui a un certo punto fa questo elenco: il maggior problema dell'Unione Europea è il debito pubblico. Abbiamo vissuto troppo a lungo al di sopra dei nostri mezzi. Sono le pensioni a scavare voragini nel bilancio dello Stato. Agevolare i licenziamenti crea occupazione. La funzione dei sindacati si è esaurita. I mercati provvedono a far affluire capitale e lavoro dove è massima la loro utilità collettiva. Il privato è più efficiente del pubblico in ogni settore. È la globalizzazione che impone la moderazione salariale. Infine, le classi sociali non esistono più. Naturalmente questo è un elenco tagliato che lui seleziona, ma che certamente ritaglia, quale che sia l'opinione rispetto a queste affermazioni, ritaglia una serie, diciamo, di affermazioni che non vengono pronunciate da persone sprovvedute, che non hanno sufficienti informazioni, ma che sono presenti e non soltanto nella TV o nei giornali, ma nei convegni, nelle discussioni, nei libri, in qualsiasi contesto. E che cosa sono queste? Sono sostanzialmente, lui le chiama idee ricevute, che è un modo forse diverso ma non così distante dal punto di vista del significato della parola idola, cioè qualcosa che in qualche modo, almeno questa è la mia personale impressione, qualcosa che noi riceviamo, nel senso che riteniamo essere, mi verrebbe da dire, più che idee, dei fatti bruti.
cioè dei fatti, oggi piove, in effetti è difficile smentire questa cosa, l'unica cosa che posso fare è capire come organizzarmi per la pioggia, ma non posso smentire il dato di partenza. Ora, queste cose che vi ho elencato non è che sono necessariamente, uno deve affermare che sono né delle banalità né delle bugie, ma certamente questa unanimità totale che hanno queste e molte altre affermazioni, e che è un'unanimità che non è soltanto più nazionale, cioè legata ai problemi di casa nostra, che abbiamo sempre accusati di divisioni piccole, insomma, ma come dire, corrono trasversalmente certamente all'Europa, ma come dimostra Federico Rampini anche agli Stati Uniti, quindi come dire, come se ci fosse improvvisamente una unanimità su quelli che sono gli assunti di partenza che hanno, come dire, che permeano una geografia estesissima, e siccome queste cose governano decisamente vite singole, materiali e menti, bisogna quantomeno chiedersi se che fondamento hanno, se non sono qualcosa da cui ci si è abituati a partire, diciamo l'assunto entro cui ragionare per trovare una soluzione, quanto invece la formulazione stessa non vada come dire, rielaborata, o anche domandarsi per quale motivo queste cose non hanno, anche se ricevono smentite dalla realtà, e loro certamente lo mostrano, più volte Federico Rampini nel suo libro, facendo vedere come rispetto al welfare tanto osteggiato negli Stati Uniti, in realtà poi la realtà, adesso il bisticcio, ma la realtà, diciamo, smentisce in qualche modo un giudizio negativo sul welfare, e tuttavia nonostante questo si continua a mantenere quell'assunto, a renderlo in qualche modo universale e intoccabile. Quindi l'idea della collana, e tra l'altro la cosa che mi fa più impressione, che messa così, sono da una parte fatti brutti, inaggredibili, politicamente difficilmente gestibili, o comunque più difficilmente gestibili, sembra che non ci sia spazio, aria, altro che per assumerli e derivarne le conseguenze, e quindi uno semplicemente apre l'ombrello, ma questo è, non c'è più tanto da fare, quindi anche dal punto di vista di quella che è la politica, che poi è l'unica, diciamo, mediazione possibile in una comunità organizzata, altrimenti si preferisce lo stato di natura, o almeno io lo preferirei in quel caso, il fatto che diventano così, diventano anche idee in quanto inaggredibili, non politicamente gestibili, anche astratte, e hanno questo paradosso, sono astratte al tempo stesso dense di conseguenze molto concrete, molto gravi, concretamente su persone, e questa è una cosa che deve far riflettere. Quindi, diciamo, la nostra idea sarebbe quella di provare a smontare questo edificio che si riverbera sul linguaggio, ma naturalmente esprime qualcosa che non ha una pura nominazione linguistica. È tutto. Bene, allora cominciamo. Io volevo solo dire che la natura stessa della collana è anche un po' un gioco, nel senso che il problema è trovare le frasi fatte. Ha cominciato qui già stasera l'illustre professor Gotor, illustre modernista, anche studioso invece di Italia contemporanea, che mi ha suggerito di mettere come prossimo titolo, uno dei prossimi, non esistono più le mezze stagioni. Però non lo vuole fare lui, questo è il difetto della proposta, cosa? Mercalli, bene. E dato che appunto è un lavoro e vuole essere un lavoro collettivo, tutta la casa editrice ovviamente ha partecipato, io volevo solo citare una delle persone che è qui, che è Nello Preterossi, che, come dire, ha partecipato molto alle discussioni con Nello e con Stefano Rodotà. La prossima settimana andremo a Piacenza per il Festival del Diritto. Nello appunto è un collaboratore da molto tempo, prezioso. Allora, io vorrei prima di tutto chiedere a Luciano Canfora perché è falso che l'Europa ce lo chiede. Qualche
idola, tribus, idola, fori, allude esattamente al fatto che si creda in qualcosa in cui è insensato credere, donde l'audacia di questo titolo, nonostante il suo carattere tendenzialmente oligarchico, vista il declino della conoscenza dei due classici, però è solo una prestatura temporale della storia che ci darà una ripresa. Pungolato da Anna Gianluca, e non per mia iniziativa, riflettevo su alcune di quelle espressioni così date per assodate, appunto, edola. E il punto di partenza era un altro, era non esistono più le ideologie, frase davvero non le molle, perché tanto bisognerebbe intendersi sul significato della parola. Poi c'è una spinta a ripetere quello che si è udito, e poi il sottinteso, quello che diceva lui mi pare in apertura, qual è? Che una di queste ideologie in particolare non solo ha subito un processo di ammaccamento, ma alla fine ha subito una sconfitta epocale, passata con questa ideologia tutte le altre sono scomparse, e io ho sempre un ragionamento che penalizza anche coloro i quali a quella ideologia si opponevano. Parrebbe trattarsi in sostanza di un vuoto complessivo, il che non è. Però il vantaggio di dire basta con l'ideologia è empirico, consiste nel accreditare che contrapposizioni fondamentali, profonde, non ci siano e non ci debbano essere. E questo va d'accordo con lo spirito del tempo, addirittura la contingente situazione nella quale il concetto di coesione, unione, cospiranti sentimenti è visto con occhi molto positivi, molto favorevoli. E dunque è un aiuto a proclamare che di ideologia non solo non se ne può parlare, ma non se ne ha bisogno. A quel punto sorgeva una domanda, ma perché affermare con tanta certezza che la via d'uscita è la coesione? E la risposta è ce lo chiede l'Europa. Questo concetto, a guardarlo più da vicino, a mio avviso naturalmente, esige dei chiarimenti, per esempio storici e geografici. Anche questo è un fondo, il concetto stesso di Europa come viene brandito è un eidolo. Non ne conosciamo i confini geografici, riteniamo che una parte di quel continente valga per l'intero, una parte dell'Europa che è considerata Unione Europea ha il diritto di non partecipare di vincoli importantissimi, la moneta unica, patto per il bilancio, parlo di uno stato regno di nessuna importanza come la Gran Bretagna, come l'Inghilterra, no? Un paesino rilevante, che ha un punto di riferimento oltre Atlantico importantissimo, perché appartiene ad un'area culturale, politica, storica che guarda ben oltre l'Europa, innanzitutto alla sua ex colonia americana. E analogo discorso si potrebbe fare per quel che riguarda i confini in altre direzioni, no? Il generale De Gaulle, del quale abbiamo chiamato con la memoria, no? Meriti storici, indubbi, alcune politiche, un grande scrittore, devo dire, una delle prose francesi più raffinate, De Gaulle del suo umore, diceva che l'Europa arrivava fino agli Urali. Non era stravagante, tutto sommato aveva una certa esperienza. E lo diceva non per fare vedere così gli Stati Uniti d'America, nonostante polemica, ma perché effettivamente uno dei problemi fondamentali del continente è anche quello di che fare di quell'enorme realtà che tra vari culturali, anche al di fuori culturali, ha un certo quale significato culturale, storico, eccetera. Per non parlare poi di un'altra vicenda, che è quella dei legami storici che l'Europa meridionale ha avuto nel corso del tempo,
della situazione di disagio in cui i grandi paesi dell'Mediterraneo si trovano all'interno di una comunità in cui la moneta unica favorisce la grande potenza tedesca dal punto di vista dell'esportazione delle merci in quello che è il cortile di casa della Germania, cioè l'Unione Europea. Tutta la serie di problemi connessi alla difficoltà di definire questo concetto, a mio avviso, dovrebbe rendere prudenti nell'usarlo come talismano, no? Qualunque problema insorga, qualunque difficoltà insorga, qualunque disagio, si tappa la bocca dicendo c'è una superiore entità. Ulteriore passaggio, io credo, che i tacciti dei vicini non siano già quasi finiti, è che aver delegato a questa realtà, tutto sommato lontana, le decisioni principali che riguardano la vita delle persone, il destino, la sopravvivenza, la quotidianità, è una spia, un indizio su un fenomeno più generale, storicamente molto rilevante a mio avviso, perciò mi sono permesso di citare un altro autore desueto, Sallustio, no? Un signore che non si ricorda tanto così bene, Omnia Horta Occidunt, è una formulazione che ha avuto grande successo al tempo suo, poi è stata ripetuta. La forma rappresentativa parlamentare, che ha una curiosa storia, no? Un paio di secoli almeno alle spalle, è giunta ad una svolta storica particolarmente significativa, che potrebbe essere definita addirittura come una sua crisi, punto di non ritorno. Il sistema rappresentativo era strettamente legato agli altri stati nazionali, viveva di essi, dei conflitti, della storia che ciascuno di questi stati aveva. Nel momento in cui il trapasso dei poteri effettivamente decisionali si è determinato ed è altrove, in luoghi largamente non elettivi, è evidente che gli stati nazionali e il sistema di rappresentativi e di rappresentazioni volontà popolare è in crisi, perché si finisce col divaricare due realtà, da una parte un sinedrio importantissimo, tecnicamente attrezzato, che chiede di poter decidere senza lacci, senza impacci, e dall'altra parte degli organismi rappresentativi via via depotenziati. Questa è una svolta storica, lo storico non può che essere interessato a questo fenomeno, capire se non sia partecipe di una vicenda epocale. Io credo di sì, cerchiamo partecipi di questo. Naturalmente questo genere di riflessioni è vulnerabilissimo. Una delle imprese più vulnerabili di questa che è stata messa in essere, no? Di questi libri. Perché la pars destrens naturalmente è più facile. Però è benemerita. Direi che è una specie di vocabolario ragionato quello che la casa editrice La Terza vuole fare con questa collana, un vocabolario ragionato non di singole parole ma di pericopi di testo, no? Di porzioni di testo di senso compiuto egemoniche. È evidente che nel momento in cui le si affronta la parte della critica è più forte di quella propositiva, per cui la principale critica che devo rivolgere a me stesso per aver scritto questo libro e che non è sufficientemente positivo. Federico Rampini ci spiega perché è falso che non ci possiamo più permettere uno stato sociale. Dunque, questo titolo nasce da un'esperienza molto personale, autobiografica, perché facendo il corrispondente della Repubblica degli Stati Uniti, seguendo la campagna elettorale americana dall'inizio di quest'anno, soprattutto nella parte iniziale di quest'anno, nei mesi in cui era più calda la competizione tra repubblicani per la nomination, ho viaggiato tanto a seguito di Mitt Romney e quel titolo lì me l'ha dato lui, perché non c'era un solo comizio di Romney in cui non entrasse il tema dell'Europa in senso negativo. Una frase che io ho sentito ripetere fino alla nausea è, dopo ovviamente
di semi-leggente urbana ci trascinerà verso un destino di tipo europeo, trasformerà l'America in una società assistita sul modello di quelle nazioni fallimentari sull'orlo della bancarotta che sono i paesi dell'Europa. Ogni dato Italia, citava alcuni, l'Italia, la Grecia. E questo ovviamente mi interpellava, era quasi insultante per un giornalista europeo essere usati continuamente come un paradigma negativo, un argomento martellante della sua campagna. Ne avrete visto poi la, e qui vengo un attimo un accenno alla forza delle ideologie. L'America è un bel esempio di resistenza e permanenza delle ideologie. Se pensate all'ultima battuta di Romney, quella che è sui giornali di ieri, di oggi, che è stata considerata una gaffe, che in realtà sarebbe piuttosto un lapsus freudiano, molto interessante, perché quando è arrivato a dire in una cena privata di raccolta di fondi tra finanziatori, milionari e miliardari, che lui proprio neanche ci prova a raccogliere consensi fra quel 47% di americani che vivono di assistenza pubblica, è un'affermazione fantastica, nel senso che non ha nulla a che vedere con la realtà. Sarebbe meraviglioso se il 47% degli americani riuscissero a avere l'assistenza pubblica, sarebbe la Svezia. E perché che lui ci creda è davvero singolare, così come però vi invito a considerare quanto singolare sia il fatto che, comunque vada, e io da due settimane sono diventato più ottimista su questa elezione del 6 novembre, dalle due convention, ho seguito in prima fila la convention di Tampa repubblicana, quella di Charlotte democratica, e lì è successo qualcosa, ha cominciato a prendersi una forbice nei sondaggi a favore di Obama, mentre prima la parità era veramente assoluta e l'incertezza era totale. Quindi adesso comincio a essere cautamente ottimista, proverei anche a scommettere qualcosa sulla vittoria di Obama, però pensare che comunque il 6 novembre, la sera del 6 novembre, per voi la mattina del 7 novembre, vi sveglierete scoprendo che presumibilmente Obama ha conquistato un secondo mandato, ma lo avrà fatto col 51% dei voti? Il 49% avrà comunque votato dall'altra parte. In un America che in realtà, dal punto di vista delle condizioni di vita reali, di quello che è accaduto nel tessuto sociale americano negli ultimi 30 anni, sarebbe descritta in modo più preciso dal famoso slogan di Occupy Wall Street, cioè il 99% contro l'1%, perché il modello di sviluppo americano negli ultimi 30 anni davvero ha accumulato quasi esclusivamente i benefici della crescita quando c'è stata la crescita in alto, ma in una minoranza molto sottile. Il fatto che Romney, con la sua debolezza, perché per la nostra fortuna è un candidato, mi sembra un candidato pieno di fragilità, di contraddizioni, il fatto che comunque anche un candidato così il 59% sarà in grado di raggiungerlo, 49, spero, 49, la dice lunga sulla forza delle ideologie, nel senso che la rappresentazione che molti americani si fanno del paese in cui vivono è davvero distante dalla realtà. Ma torno al titolo. Allora, dopo essermi sentito personalmente insultato in quanto giornalista europeo a seguito di Romney dal fatto che siamo diventati il surrogato dell'impero del male, ai tempi di Ronald Reagan avevano l'impero del male, l'Unione Sovietica, adesso quello non c'è più, ci siamo noi. Quando devono additare uno spauracchio agli elettori americani, i repubblicani dicono attenti a non finire come l'Europa. Allora, ho cercato prima di tutto di smontare questo ragionamento partendo più dal basso possibile, cioè mi sono fatto i conti in tasca, siccome mi sono trasferito negli Stati Uniti 12 anni fa, residenza negli Stati Uniti, residenza fiscale, quindi sono contribuente, sono un esempio abbastanza normale di un esponente del ceto medio, pago le tasse da ceto medio e ho due figli che hanno studiato in America. Ho provato a misurare il bilancio finale del patto sociale americano, in che cosa consiste. Ho visto che di tasse
pago un po' meno di quello che pagherei in un paese dell'Europa continentale come l'Italia o la Francia, che sono quelli che conosco meglio, ma non moltissimo meno, soprattutto se sono residente in una delle due coste dove la pressione fiscale locale sui redditi è aggiuntiva rispetto a quella federale, è abbastanza elevata. Pago un po' meno, ma non è un paradiso fiscale l'America. In cambio ricevo pochissimo. Nel patto sociale americano il servizio dell'istruzione è dimagrito di una qualità estremamente scadente del settore pubblico, con rare oasi di qualità. La scuola privata ha dei costi inimmaginabili, cioè una scuola privata di San Francisco o di New York ha costi che voi probabilmente associate alla retta di Harvard, li si paga a partire dalla scuola elementare e ci sono nonostante questo le liste d'attesa. La sanità, penso sappiate, non è inclusa nel patto sociale americano, quella me la devo comprare a parte, non è inclusa nelle tasse che pago, non è previsto che in cambio delle tasse abbia un'assistenza sanitaria, me la devo comprare a parte, è costosissima ed è molto scadente, uno dei sistemi sanitari più efficienti del mondo, nel privato. Trasporti pubblici, nei tre quarti degli Stati Uniti non si ha neanche più idea di cosa sia, non esiste più il treno. A Los Angeles anche una donna delle pulizie deve avere l'automobile, se no non può prendere un'auto, non c'è. New York è una delle rare città con dei trasporti pubblici, ma molto scadenti, degradati, in continuo peggioramento e cari, non sovvenzionati. In realtà mi pago l'abbonamento mensile ai costi di gestione. Qui facendo, ho fatto proprio i conti della spesa sul mio bilancio familiare, cosa guadagno, quanto pago di tasse, cosa ricevo in cambio, è un sistema che non sta in piedi. Quello che mi interpella ancora di più è che in realtà la frase del titolo testuale è una citazione di Mario Draghi, non di Mitroni. Lo Stato sociale è defunto, lo disse a maggio Mario Draghi in un'intervista al Wall Street Journal. Allora, può darsi che fosse una captatio benevolenze, perché poi successivamente qui in Europa lui se l'ha un po' corretta quella frase. Forse amava vederla stampata sul giornale più autorevole, sulla piazza finanziaria di New York, quello che parla a un certo mondo dell'oligarchia finanziaria americana, l'ha detta. E quello che mi preoccupa è non tanto l'ideologia regnante in questo momento nella destra americana, ma il fatto che l'ideologia abbia una sorta di egemonia in Europa, si traduce in scelte politiche. La cinghia di trasmissione di questa egemonia in questo momento è il governo tedesco, Angela Merkel, che sta operando una pressione sulla periferia dell'Europa perché lo Stato sociale venga ridimensionato. Ora, il paradosso è che la Germania è il modello sociale europeo più compiuto e quello che smentisce nei fatti tutti i luoghi comuni americani. La Germania ha poco più di un quarto della popolazione americana e da oltre un decennio si batte ad armi pari e spesso supera gli Stati Uniti come quota di commercio mondiale. Nei confronti della Cina la Germania ha accumulato sistematicamente degli attivi commerciali, esporta più di quanto importa dalla Cina, mentre gli Stati Uniti sono in deficit costante. Tra l'altro poi gli Stati Uniti hanno nelle loro esportazioni una fortissima componente agricola di materie prime, mentre la Germania è tutto manifatturiero, che dal punto, se si misurasse esclusivamente dal punto di vista della potenza industriale, la Germania stravince nel confronto con gli Stati Uniti, pur avendo salari alti, sindacati forti, regole ambientali severe, oggi molto più severe di quelle americane, e un welfare state magnificamente generoso se confrontato con quello americano. Ecco, allora, dopo aver smentito che il modello sociale sia morto perché quello tedesco è vivo e vegeto e vince ai punti abbondantemente sul concorrente americano, poi quello tedesco ha una serie di satelliti molto omogenei che funzionano altrettanto bene, Svizzera, Olanda, Austria, Europa nordico-scandinava, cioè non è una cosa limitata a un solo paese.
Il tema successivo su cui mi interrogo, ma su questo mi limito a enunciarlo, è perché la Germania non ha esportato questo suo modello al resto d'Europa, anzi costringe la periferia dell'Europa a rinunciare al suo modello, o quantomeno a adottarne una versione molto, molto più povera. E qui io provo, da questo punto di vista, semplicemente a suggerire delle possibili risposte. Una riguarda il sospetto che i tedeschi preferiscano non esportare il proprio modello, perché sono organizzati come economia per essere strutturalmente inattivo e quindi hanno convenienza a essere circondati da economie deboli che sono strutturalmente in passivo. Però poi concludo anche su alcuni problemi nostri, perché è evidente che il nostro interesse è adottarlo, il modello sociale europeo. Noi non ce l'abbiamo, ne abbiamo una versione mediocre, disfunzionale, direbbero gli americani. Il modello sociale europeo è una cosa molto seria, vista dagli Stati Uniti, vista dalla Cina, dove ho vissuto per 5 anni, ancora a maggior ragione, è quanto di più avanzato ci sia. Non parlo soltanto da un punto di vista etico, non parlo solo di conquiste di civiltà, parlo dal punto di vista della efficienza economica. È il modello più competitivo. E noi non ce l'abbiamo, abbiamo effettivamente il grosso interrogativo è perché questi 12 anni di moneta unica ci hanno costretto così poco a omogeneizzarci, però il momento è questo. Grazie. Stefano Rodotà. Giuseppe Laterza mi ha chiesto di dedicarmi in particolare al libro di Luciano Canfora. I tempi sono giustamente ristretti, quindi una serie di incursioni anche nella direzione Rampini lievito. Parto da una constatazione che è questa. Vi sono risposte alle quali si addice l'assertività e mi pare che la scelta stilistica di Luciano Canfora vada in questa direzione. E non è solo, mi pare che questa sua secchezza richiama, questa viene la mia esperienza di settore disciplinare, richiama la perentorietà e la sintesi con la quale motivano le loro sentenze i giudici francesi. Non si perdono in troppe motivazioni. E allora questa però non è solo una scelta stilistica, perché poi, ovviamente, leggendo il libro, uno si accorge che c'è qualcosa di più, che vi è una indicazione di metodo, che io credo da questo punto di vista molto preziosa. E cioè, quando una falsità è così evidente, contrastarla con troppi argomenti rischia di conferirle una qualche plausibilità. E quindi è giusto usare questo tipo di procedura. E allora veniamo alla sostanza. Le cose sono molte. Parto da un dato che poi ci riconduce alla situazione italiana, ma non solo. Uno dei punti d'avvio è proprio il discorso sul bipolarismo, che io non voglio usare parole troppo forti e dico che è uno dei grandi equivoci dell'ultima stagione italiana. Equivoco è parola benevola, rispetto alla quale questo bipolarismo adesso non ha più né padri né madri, nessuno. Non ha padre neanche la legge elettorale di cui si dovrebbero modificare i termini, perché chi la attacca più frontalmente è chi l'ha voluta e votata in Parlamento. Questi non sono soltanto fattori di debolezza tipici della situazione italiana, perché dalle considerazioni riguardanti il bipolarismo, rispetto alle quali non è stata fatta nessuna riflessione, Canfora trae poi una considerazione che riguarda il rapido rovesciamento del paradigma, senza avere però, questa è una mia aggiunta, riflettuto sui guasti enormi che questo bipolarismo
tuttavia ha introdotto e che sono una delle ragioni della situazione che abbiamo di fronte. Perché con responsabilità politiche e culturali largamente condivise, il bipolarismo che cosa ci ha detto? Ha detto, cari signori, noi dobbiamo passare a una fase in cui al momento delle elezioni ci si divide nettamente, ci si saluta alla prossima tornata elettorale e intanto qualcuno lavora e sarà poi giudicato. Ecco, questo schema molto semplificato, che però è quello che, introdotto in una situazione di grave e drammatica crisi politica, quella successiva alla caduta del muro, ha determinato in Italia qualcuno ha detto il bipolarismo furioso, altri l'hanno variamente aggettivato, ha introdotto nel sistema politico un tasso non di conflittualità, che è buonissima cosa, ma un tasso di violenza, io uso questa espressione, di cui paghiamo le conseguenze. E a un certo punto, in presenza di una incapacità di discussione politica, è chiaro che il rovesciamento del paradigma diventava una via possibile d'uscita. Con un dato di cui in questo momento noi registriamo la drammaticità nella situazione italiana e che porta a uno dei due certificati di morte, io dico così, che sono presenti nel libro di Luciano Canfora. Oggi noi ci troviamo di fronte a che cosa? Uno degli argomenti forse da suggerire: i mercati votano, oppure si aspetta per il lunedì il giudizio dei mercati. Non votano più i cittadini, votano i mercati. In questo momento il dibattito politico italiano è tutto centrato su che cosa? Su rischio elettorale. Cioè il voto dei cittadini non è il momento massimo di espressione della sovranità popolare, ma qualcosa che mette a rischio che cosa? La democrazia. Quale democrazia? Questo è un punto. E allora, io devo essere molto sommario e ancora più assertivo di quanto sia Luciano, c'è uno dei due certificati di morte, perché a pagina 32 dice esplicitamente che è morto il modello rappresentativo, me lo sono segnato, rappresentativo elettivo parlamentare, e poi trova conferme, e poi c'è una critica molto puntuta e come sempre molto efficace anche attraverso le parole adoperate, la critica chiamiamola la centralità del Parlamento, per ritornare a una stagione della discussione politica italiana, non per contestare la legittimità del Parlamento, ma per un modo di guardare al Parlamento che poi un po' lo dissolveva in una sorta di discussione in ogni luogo e in ogni momento. Questo è un punto importante, questo è un punto significativo ed è un punto che non può essere eluso, perché ci riporta immediatamente a che cosa ci chiede l'Europa. L'Europa che cosa ci chiede in questa dimensione? Questa dimensione non ci chiede nulla, o meglio, ci chiede esattamente, potremmo dire, quello che sta accadendo. Nello stesso tempo, però, nel momento in cui si discute e si parla e si insiste sulla necessità di una nuova stagione costituente, di un nuovo trattato, di un'Europa politica, di un avvio di un'Europa federale, il sospetto, il dubbio è che questa Europa federale sia nient'altro che un trasporre in questa dimensione unicamente il governo del mercato, così come è stato concepito negli ultimi anni. Attenzione, culturalmente questo non ha accompagnato in tutti i momenti la storia europea, e qui io dell'Unione Europea, e qui mi discosto almeno per un momento dalle argomentazioni di Luciano Campo, perché c'è stato un momento di consapevolezza, non voglio dire di autocoscienza dell'Europa, perché quando nel giugno del 99
il Consiglio europeo decide di dar vita a una convenzione perché scrive una carta dei diritti, dice che la necessità, che questa carta dei diritti è necessaria per la legittimità dell'Europa. La parola legittimità è molto forte, perché quando sulle orme di Delors si è detto che l'Europa aveva un deficit di democrazia, si diceva già una cosa molto significativa e pesante. Dire che c'è un deficit di legittimità significa che l'Europa non è riconosciuta dai suoi, cioè non ha legittimità nei confronti dei cittadini e legittimazione come soggetto politico. Questi sono i passaggi. Allora, perché dico questo? Perché mi sembra che quello che ci chiede l'Europa è quello che Canfora racconta in questo libro, ripeto, con questo tono tranchant che poi fa anche bene alla discussione. E tuttavia si porta dietro questa domanda, che cosa ci chiede l'Europa, l'altra risposta, che cosa può darci l'Europa e che cosa possiamo chiedere all'Europa. Naturalmente io qui, perché poi c'è l'altro certificato di morte di cui voglio parlare, che l'altro certificato di morte è nell'ultima pagina. Nell'ultima pagina si dice che la marcia dei diritti, che è cominciata nel 1789, probabilmente è finita. Io ho un'opinione un po' diversa, proprio lavorando su quello che ogni tanto ci arriva dall'Europa. Dall'Europa poi ci arriva il no al trattato ACTA. Il trattato ACTA è un documento molto importante per ciò che riguarda la distribuzione dei poteri planetari, perché riguarda il diritto d'autore e riguarda il potere esercitato dalle grandi major della musica e delle immagini, con sanzioni nei confronti dei cittadini che dovrebbero essere disconnessi qualcosa quando, imitando almeno in alcuni paesi, tipo in Francia, la logica del terzo colpo, three strikes, degli Stati Uniti, per tre volte io ho violato col mio accesso il diritto d'autore. Solo che questo diventa privazione di cittadinanza, perché c'è una schizofrenia spaventosa, perché nel momento in cui si dice io costruisco il rapporto Stato-cittadino sempre più sulla connessione in rete, perché lì andrà a fare i certificati, perché non tutta una serie di attività non saranno più cartacee, perché non ci sarà più il rapporto vis-à-vis e così via. Poi io gli nego la possibilità dell'accesso, cioè lo escludo dallo stesso circuito di cittadinanza minima all'interno del quale, attraverso la tecnologia, lo vorrei inserire. Il Parlamento europeo, di fronte alle ratifiche che erano venute da tutti i grandi parlamenti del mondo, a cominciare da quello degli Stati Uniti, ha detto di no, che è un dato in qualche modo significativo, come fu la presa di posizione di Monti di fronte a Microsoft e a Honeywell. Quindi c'è una qualche riserva. Se per esempio i giudici italiani hanno potuto reintegrare alcuni lavoratori che erano stati licenziati perché sostanzialmente iscritti alla FIOM, è perché due direttive europee in questa direzione hanno consentito tutto questo, utilizzate intelligentemente dai giudici. C'è una sentenza che avrebbe dovuto un po', mi dispiace di parlarne in modo così polemico di fronte a due autorevoli membri del governo, ma quando ogni tanto l'Europa ci ha chiesto di eliminare il divieto della diagnosi preimpianto e invece il governo impugnerà probabilmente questa decisione. Allora bisogna un po' mettersi d'accordo. Perciò io sono l'ho scritto con molta prudenza, di cui mi ha dato perfino atto il ministro Balducci. Ci sono indicazioni che qualche paese coglie. La Germania, cogliendo uno spunto che dei diritti, ha avuto nel 2010 una sentenza della Corte Suprema sul cosiddetto minimo vital della sua Bundesverfassungsgericht, della sua Corte Costituzionale, che introduce un elemento di controllo, e sono state dichiarate incostituzionali una serie di norme riguardanti servizi sociali e presenza in quest'area dello Stato, perché violavano il principio del minimo dell'esistenza. Allora,
C'è una riserva che noi perché non viene utilizzata? Perché l'Europa non è capace di imboccare la strada della legittimità. Questo è il punto. E la mia conclusione è che naturalmente questo mi riporta all'idea che mentre si dice che tutte le grandi narrazioni sono finite, questo è stato lo strumento, sappiamo tutti, per legittimare l'unica narrazione, quella del mercato, c'è un'altra narrazione che bene o male percorre il mondo e che è quella dei diritti, che poi riesce anche a essere uno strumento mobilitante, di questo potremmo discutere nella pars construens, che ogni tanto affiora però nel libro di Canfora e va proprio, mi sembra, in questa direzione. E io chiudo allora, faccio pure io una citazione non così colta come quella di Luciano Canfora, ma c'è un grande libro che credo andrebbe rimesso in circolazione, che è La crisi della coscienza europea di Paul Azar. C'è c'è la più bella definizione d'Europa che io abbia trovato, abbia letto, e dice: l'Europa è un pensiero che mai si accontenta. Guai se si accontentasse solo del pezzo di pensiero economico un po' unilaterale di questi anni e solo su questo modellasse le sue richieste. Eccoci. Allora, io mi concentrerò prevalentemente sull'altro, però facilitato dalle ultime parole, dalla seconda parte, avete notato, di Stefano, che ha fatto un tilt lungo la sua esposizione. Partirò dal primo. Riassumo la cosa io penso rispetto, tra l'altro, a due testi molto interessanti di un'iniziativa estremamente interessante che creo, insomma, a cui auguro il massimo successo. Riassumo ciò che penso in questo modo: rispetto al modo in cui l'ha posta Canfora, è insensato, io aggiungo, o dannoso usare lo strumento, è l'Europa che ce lo chiede, io dico qualche volta, e con questo mi esprimo una lontananza dalle posizioni espresse, qualche volta. Rispetto alla domanda, è insensato, dannoso usare l'espressione non ci possiamo più permettere uno stato sociale, dico quasi sempre. Con questo ho riassunto ciò che penso e adesso lo motivo. Io penso che ci sia un problema nel testo di Canfora. Io condivido moltissimo tre cose che lui scrive: che esiste una tendenza fortissima in questa fase a ritenere che sulle cose fondamentali siamo tutti d'accordo, una tendenza forte al pensiero unico. Io personalmente nella mia lettura l'attribuisco all'influenza negativa di uno straordinario filosofo che è Rawls. Secondo, l'idea del superamento delle ideologie, e terzo, la più grave di tutte, che come dire, non ci sia per necessità più bisogno di conflitto. Io condivido con lui le preoccupazioni su questi punti. Ritengo però che questi siano un problema del pensiero moderno, di questa fase del nostro pensiero. Non le vedo riferite con particolarmente all'Europa, le vedo, hanno caratterizzato il dibattito negli Stati Uniti, hanno sul terreno che mi è più familiare, che è quello dell'economia, condotto per 15 anni, 20 anni, alla formazione di una cosa che si chiamava, non a caso, Washington Consensus, cioè l'idea che fosse ovvio ciò che andava fatto. Si trattasse dell'Argentina, dell'Italia, dello Sri Lanka, dei paesi dell'est asiatico, degli Stati Uniti. Questa impostazione ha provocato danni gravissimi, c'è una profondissima consapevolezza dell'errore compiuto, quindi siamo in una fase in cui stiamo capendo che quello è un errore. Possiamo sostenere che questo paradigma, che questo errore caratterizza integralmente la costruzione europea? Assolutamente no. Possiamo dire che questo errore è presente oggi in maniera significativa nella cultura, nel modo di fare di una parte di quello che costruiscono l'Europa? Sì, c'è uno scontro in atto. C'è uno scontro nella tecnocrazia di Bruxelles, uno scontro nei luoghi di cultura attorno alle grandi figure politiche che in questo momento governano l'Europa. Non la devo tirar lunga, ma Rodotà ne ha fatto già alcuni esempi. Quando l'Europa, attraverso le sue direttive, ne sono stati fatti alcuni esempi,
quando l'Europa, offrendo già oggi la possibilità di aprire un problema di portabilità dei diritti sociali, oggi di fronte alla Corte di Giustizia Europea, per cui oggi in questa Europa, grazie a quello che l'Europa ha costruito, è possibile per un cittadino che non si ritiene opportunamente servito in Gran Bretagna pretendere che con le contributi che ha pagato in Gran Bretagna possa essere servito in Francia, non credo che stiamo parlando di un'altra cosa rispetto al quadro che qui è rappresentato. Quando dall'Europa ci viene l'indicazione, quando è l'Europa che ce lo chiede, si traduce nell'indicazione ai paesi di principi di buon senso di funzionamento dei sistemi economici, che riguardano il funzionamento, il fatto di non falsificare i conti pubblici, tanto per essere chiari, nella misura in cui la Commissione e l'Europa abbia gli strumenti per evitare che ciò avvenga. Nel senso di non realizzare interventi quando manchino alcuni requisiti istituzionali fondamentali, io credo che stiamo parlando di una impostazione che non soffre di quel limite, anzi, che a differenza di quello che è avvenuto negli Stati Uniti, ha superato quelli, è consapevole dell'esistenza di molteplici interpretazioni, di visioni diverse e tenta di trovare alcuni principi conduttori per la costruzione di un... Questa cosa è vera, e chiudo sul punto Europa, addirittura per la più autoritaria, io mi sono annotato la parola sistema autoritario europeo, per quella che potrebbe apparire la più forte esemplificazione di questa immagine, il sistema autoritario europeo, che è la moneta. La moneta, ed è forse l'unico punto in cui, in cui non sono d'accordo con, se non l'ho capito, con Federico, perché anche tu tocchi questo punto nel tuo, la costruzione della moneta non è stata fatta da alcuni signori o tecnocrati nel convincimento di incastrare in questo modo al servizio di 20 idee precostituite tutto il resto della popolazione sulla testa dei parlamenti, sia dei nazionali sia del Parlamento europeo. Al contrario, è stata costruita innanzitutto da uomini politici che erano stati eletti, i quali hanno avuto un mandato con un consenso fortissimo e hanno ritenuto, come era avvenuto in altri passi della vicenda europea, che abbiamo fatto bene o male non lo sappiamo, ma le intenzioni contano, che hanno ritenuto che il progresso dell'Europa politica, democratica, legittima, quella di cui ci parla sanamente la Corte Costituzionale tedesca, potesse avvenire soltanto attraverso uno strappo. Sì, è uno strappo, la moneta è uno strappo, la moneta non è creazione di stabilità. La moneta e l'euro è stato costruito per creare instabilità, ma non, come ci dice Naomi Klein, l'instabilità che poi consente di fare le riforme contro la gente, che è la sua visione, che è stata in una certa fase, e alcune delle idee della Klein, io le condivido, se penso all'IMF in Argentina, tanto per essere molto chiari, è stata costruita con l'idea e con la consapevolezza che avremmo trovato la forza e il coraggio di fare un passo in avanti verso l'unificazione politica, perché la moneta unica senza l'unificazione politica e delle politiche fiscali non tiene, ma lo sanno tutti che non tiene. Dopodiché per un paese come il nostro non c'è stata la follia di entrare in una gara in cui sapevamo che eravamo perdenti, c'è stato un confronto molto semplice, perché quando si dice il paese è entrato in una gara e poi non è riuscito a realizzare quel salto di produttività che si immaginava fosse legato, dobbiamo anche raffrontarlo a cos'era il nostro paese, qual era l'alternativa. Non possiamo pensare solo ai primi 6 mesi. Certo, se questo è un paese che se domani mattina esce dall'euro e svaluta, è ovvio che ha, con l'industria che ancora si ritrova, degli effetti positivi. Quanto durano? 5 mesi? 6 mesi? L'abbiamo già conosciuta l'inflazione, e l'abbiamo conosciuta l'inflazione come sistema antidemocratico per eccellenza, portatore di dittature, devastante sugli effetti sulla redistribuzione del reddito. Di questo, cioè, parliamo di... E che in Italia ci ha portato anche una situazione di conflitto sociale drammatico, prima con il capitale che impediva al lavoro di esprimersi persino in fabbrica, poi con organizzazioni che impedivano al capitale di esprimersi e le gambizzavano. Cioè, questo è il paese nostro da cui siamo usciti, se no non so di cosa stiamo parlando. Quindi non è stata una... può esserci stato un errore, ma non è stato fatto con l'idea di dire adesso sappiamo cosa fare, è stato fatto per creare delle condizioni che potessero dare luogo, e io ogni volta che leggo le sentenze della Corte Costituzionale tedesca mi tranquillizzo, perché sono i più europeisti di tutti. Su Federico e sull'altro testo ho detto è insensato dire questa frase, lo è molto spesso. Qualche volta no, lo è molto spesso per ragioni di Federico, quindi è inutile che mi soffermo sul molto spesso. Condivido completamente
la valutazione che tu fai degli Stati Uniti per quello che nella la vita e la conoscenza mi ha dato di comprendere. Non vorrei che però ce ne andassimo via troppo, che tu ci lasciassi troppo tranquilli, quindi faccio proprio al margine. Ci sono tre situazioni nelle quali l'insostenibilità, diciamo, dello Stato sociale, no, lo Stato sociale in sé è sostenibile, certo che è sostenibile, ci sono tre condizioni, una ce la dici tu. Ci dici che non è sostenibile quando manca la fiducia, ti faccio il mestiere che non hai potuto fare avendo solo 5 minuti, la fiducia e il capitale sociale. Cioè ci sono delle condizioni nelle quali non si riesce a costruire, il contratto non tiene e quello è insostenibile. Il nostro Sud è un esempio di questo. Io la definisco in un altro modo, secondo me fallisce, in altre parole, il sistema dello Stato sociale quando le classi dirigenti che lo devono erogare, che lo devono produrre, sono, come le chiama, anche a me, fatemi citare molto urbanamente un giovane economista contemporaneo che è Darren Acemoglu, sono delle classi dirigenti estrattive, la cui attività è estrarre rendita e che quindi hanno come funzione fondamentale quella di mantenere, accaparrarsi una fetta, magari anche che si riduce, di una torta, che magari si riduce anche, però la fetta è certa, piuttosto che, come dire, giocare la partita di far crescere la torta e di vedere se riescono a reggere la fetta di quella torta. Quindi in queste condizioni lo Stato sociale non regge, e lo vedi che non regge, non riesce a erogare servizi, non produce servizi. Però ci sono due più interessanti, perché il Sud è un caso particolare ed estremo, che voglio ricordare e mi azzitto. Ce n'è una seconda e dobbiamo esserne consapevoli, altrimenti cadiamo nell'errore di quel straordinario libro che ha scritto Tony Judd, che la terza mirabilmente tradotto, che in una critica molto forte, molto simile per certi versi a quella che Federico ci riporta qui, però poi chiude dicendo ritorniamo alla socialdemocrazia, che poi sia quella rooseveltiana, quella del mercato sociale tedesco, eccetera. Ecco, io credo che noi non ci dobbiamo accontentare di quello per due ragioni. Primo, perché dobbiamo fare i conti con una vecchia critica comunista fatta dal Partito Comunista al welfare di allora, che cioè quel welfare reggeva con profitti elevatissimi, perché era una roba che si faceva con il residuo di profitti elevatissimi. Quando i profitti hanno cominciato a essere meno elevati, non ci sono stati più gli spazi per realizzare questa roba del 1960, ed è vera. Non lo regge il sistema. Perché? Non lo regge per un motivo molto semplice, perché ci piaccia o non ci piaccia, come ci spiega bene Amartya Sen, lo Stato sociale non riesce a distinguere fra le circostanze e l'impegno. Se potesse distinguere fra le circostanze e l'impegno, e impedirebbe che le circostanze degli individui, il contesto in cui vivono, la famiglia in cui sono nati, quello che gli casca sulla testa, l'handicap che hanno, determini una riduzione delle proprie opportunità. E invece gli direbbero, ragazzo mio, lavora quando quello che manca è l'impegno. Non si può fare, non esiste in natura questo. Se no ci inventiamo l'uomo, come si è tentato, ahimè, nell'applicare alcune idee pur gloriose. Quindi, poiché questa distinzione non c'è, lo Stato sociale ha dentro di sé continuamente il problema che nell'erogare servizi può determinare un disincentivo dell'impegno. Cioè, diciamocelo, perché sennò e questo ci spinge a reinventarci continuamente lo Stato sociale, a ridisegnarlo completamente. Secondo, e qui faccio il 68 e chiudo, perché quello Stato sociale era paternalista anche nelle sue migliori accezioni. Era uno Stato in cui c'erano dei signori, lì sì, dei tecnocrati che dicevano come si dovevano fare, andare a scuola, il grembiulino, le lezioni che si facevano, tutti quanti nelle scuole in un certo modo, passava sulla testa degli individui il migliore Stato sociale. E quindi abbiamo capito, l'abbiamo fatto inutilmente, visto che la mia generazione che ha fatto, no, l'abbiamo fatto giustamente, abbiamo anche rifiutato il modello paternalista della socialdemocrazia, nella quale gli individui, come dire, non si esprimevano, tutte le battaglie straordinarie sulla psicologia, ma infinite battaglie che questo paese a cui ha dato vita, sono battaglie che erano il recupero dell'individuo. Poi abbiamo debordato, è rimasto solo l'individuo, ci siamo dimenticati della collettività, dell'impegno sociale, dei beni pubblici, ma quella critica è sacrosanta. E chiudo con una nota positiva: non è un caso che in tutto il mondo, dalle Filippine agli Stati Uniti, dalla Francia a Novara, dove ero l'altro giorno, si tentino delle strade di ricostruzione di un nuovo welfare, di un welfare in altro modo, in cui l'individuo torni ad avere un ruolo, in cui il pubblico, il privato e il settore non profit lavorino assieme. Per carità, non confondete, non sto parlando del non profit che sostituisce lo Stato, perché lo Stato si tira indietro, sto parlando di una modalità in cui gli individui che erogano i servizi, che li ricevono, i cittadini che ci stanno, collaborano assieme. Non vorrei, perché ho detto queste cose e mi azzitto, perché non vorrei che nella
sacrosanta operazione che fai Federico, ci accontentassimo e dicessimo questa è falsa, tutto bene, ritorniamo a quello che avevamo. Io stavo pensando che forse c'è una chiave di lettura che potremmo usare per accostare i due libri così tranchant. L'Europa che ce lo chiede è falso. Io vorrei dire che se noi ci mettiamo nella prospettiva dei giovani, a loro non importa molto che sia falso. Loro sentono, non sentono lontana l'Europa. Loro sentono stretta l'Italia che le abbiamo cucito addosso. Quindi non è qualcosa da cui i giovani, io lo dico più nella mia esperienza di insegnante che non nella mia esperienza molto più recente e sicuramente molto molto più breve di governo tecnico di ministro tecnico di un governo tecnico, qui viene anche ricordato il governo tecnico in un passaggio non molto diciamo elogiativo, ma però io credo che invece i giovani sentano l'Europa magari in maniera un po' confusa come qualcosa che gli dà maggiori chance, come una casa che non li soffoca come sta rischiando di fare il nostro paese. I giovani, le giovani generazioni non hanno paura dell'Europa e forse sentono che se l'Europa ci chiede qualcosa e noi in qualche modo cerchiamo di soddisfare le richieste dell'Europa, andiamo nella direzione giusta. Io credo che questa differenza di prospettiva tra le generazioni, che poi recupero anche per parlare dello Stato sociale, sia una chiave che forse nel libro è un po' trascurata e che invece secondo me è molto importante per farci capire l'Europa è una costruzione difficile. Noi vogliamo salvare l'euro. Io credo che l'euro sia, e questo di nuovo, i giovani sentono troppa poca Europa, non troppa Europa. Sentono che l'Europa non ci lascia perdere come paese, ma ci dà invece degli ancoraggi che proprio per i giovani sono ancoraggi di valore. Io a questo credo molto e penso che questa sia la visione prevalente tra i giovani. Ma credo che questo sia anche una chiave di lettura che possiamo usare per lo Stato sociale. Mi sento molto in sintonia con molte delle cose dette da Fabrizio, vuol dire che questa, diciamo, matrice di cultura economica comune conta, qualcosa fa. Ecco, lo Stato sociale per i giovani rischiava di non ci possiamo più permettere uno Stato sociale. Ma perché? Perché lo Stato sociale, come l'abbiamo conosciuto, non nelle costruzioni astratte dei teorici, fossero economisti, sociologi, politologi, ma invece così come è stato realizzato dalla politica, quello Stato sociale non era sostenibile e infatti è stato corretto. Lei diceva noi non ce l'abbiamo neanche uno Stato sociale e la risposta molto pragmatica è che non ce l'abbiamo perché noi abbiamo speso troppo in maniera un po' dissennata per le pensioni. Tutto il nostro Stato sociale, lo sapete, andava a alimentare spesa pensionistica, perché il sistema pensionistico era il grande ammortizzatore sociale che consentiva che tutte le tensioni sociali si scaricassero lì. E quindi non c'era una politica per la famiglia, non c'era una politica per la disoccupazione, che può essere una condizione che tocca le persone, in particolare i giovani, ma non c'erano più risorse per questo Stato sociale perché tutto finiva nel sistema pensionistico. Ma quello Stato sociale realizzato era uno Stato sociale solo a metà sociale. Perché? Perché proprio nella costruzione che se ne è fatta empiricamente, l'opacità ha dominato. La frammentazione ha dominato.
E questo sapete cosa vuol dire? Stato sociale che accomodava una quantità di privilegi inaccettabile per un paese civile e per un paese che vuole connotare l'intervento dello Stato in campo sociale come, diciamo, assicurazione sociale. Che sì è un recupero, che sì è un disegno. Allora noi l'hanno fatto gli economisti, l'hanno fatto molti scienziati, hanno cercato di distinguere la caratterizzazione dello Stato sociale, ma che cosa deve fare? E io recuperare il concetto di assicurazione sociale per l'età anziana, assicurazione sociale contro la disoccupazione, assicurazione sociale per l'aiuto contro il rischio di povertà alle famiglie numerose, oppure assicurazione sociale contro infortuni, tutti questi esempi sono assicurazione sociale. E qui il criterio qual è? Ve lo dico molto semplicemente, il criterio qui è di ridurre l'area di discrezionalità politica di intervento, ridurla, e invece aumentare la trasparenza del disegno assicurativo. Se noi affidiamo lo Stato sociale ai meri meccanismi di trasferimento di reddito che la politica può realizzare, prendo soldi da questa parte e li trasferisco a quest'altra parte, è inevitabile che la politica poi finisca per essere più sensibile alle richieste di chi è più vicino, di chi è più capace di influenzare, di chi può scrivere della politica magari in modo un po' cattivo, di chi ha più potere. E quindi uno Stato sociale disegnato in questo modo, che dà ai ricchi e non aiuta i poveri, è uno Stato sociale che non regge finanziariamente e che comunque fa l'operazione contraria a quella che uno Stato sociale deve fare. Ora io vorrei dire che, e non ho il tempo qui, ma vorrei dire che l'Europa ha molto recuperato in questi anni proprio in termini di Stato sociale, andando verso che cosa? Molta trasparenza nei disegni, molta trasparenza. La trasparenza è un prerequisito essenziale proprio per eliminare o cercare di eliminare i privilegi. Senza trasparenza potete star sicuri che qualcuno che sta bene e cerca di star meglio a scapito di altri c'è. Primo. Secondo, un'uniformità di trattamento che è importante perché l'assicurazione sociale in via di principio deve garantire uniformità di trattamento. Ma poi siccome è assicurazione sociale, su questa uniformità di trattamento deve inserire l'elemento di eccezione che va a favore di quelli che meritano di più. Perché se noi applichiamo il trattamento uniforme, certamente finiamo per penalizzare i più deboli. Ma allora la regola è uniformità corretta nei confronti delle categorie più deboli, in maniera trasparente. Questo è. E il terzo elemento, lo devo dire da economista, perché noi possiamo fare tante disquisizioni. Io sono stata accusata in maniera strumentale, lo voglio dire qui in un ambiente un po' di sinistra, sono stata accusata di aver detto che aver negato la questione dei diritti del lavoro. Cosa che io non ho mai detto, ma l'accusa era veramente troppo grossolana anche per essere presa sul serio, ma il senso dell'essere una repubblica fondata sul lavoro è di costruire un ambiente che dà a tutti, giovani, uomini, donne, lavoratori anziani, la possibilità di trovarlo un lavoro dignitoso, un lavoro remunerato. Questo è il senso, non l'affermazione così a prioristica, perché questo è troppo facile e rischia di essere troppo facilmente svuotato di contenuti e rischia di accontentare troppo facilmente le coscienze che si limitano a, sfamarsi con pochi principi sbandierati in maniera troppo facile. Allora noi dobbiamo alimentare anche i diritti con circostanze che li favoriscono, che permettono che questi siano realizzati. In questo senso
il ridisegno, come amano dire gli economisti, dello Stato sociale non è qualcosa che toglie, anche se può sembrare che tolga a qualcuno, ma è qualcosa che allarga, che rende trasparente, che dà sostenibilità e quindi che permette di far sì che non solo lo Stato sociale non muoia, ma che lo Stato sociale viva e viva meglio di quanto non abbia vissuto nel passato, col paternalismo di cui parlava Fabrizio, che era negazione anche di responsabilità delle persone, ma anche con gli abbondanti privilegi che molto spesso noi abbiamo finto di non vedere. E voglio dire che l'Europa in questo ci aiuta. E quindi io personalmente sono grata all'Europa e sono convinta che le giovani generazioni sanno bene che in questo l'Europa ci aiuta e noi dobbiamo essere riconoscenti. Però adesso mi scuso e vi lascio. Il tema che ha posto Fabrizio sull'individuo riguarda la scuola. Noi abbiamo due possibilità per portare la discriminazione positiva per cui la scuola pubblica è nata. Continuare a dare un'offerta standard uguale per tutti nonostante il contesto, oppure imparare dalle nostre esperienze concrete, dal dibattito internazionale italiano e anche europeo di questi anni, e avere un'idea più giusta e io credo migliore di equità. Sostanzialmente a questi bambini e questi ragazzi bisogna dare tre cose, e non a uno una cosa, a un altro una cosa, a un terzo una cosa, ma a ciascuno tre cose, che a dirsi sono facili, ma farsi lo sanno i docenti, non solo tanto facili. Primo, dare di più a chi parte con meno. E su questo si è tutti d'accordo, però bisogna trovare il soldo per farlo e bisogna poi farlo, sapendo che quelli che partono con meno stanno in una condizione speciale, specifica. Secondo, dare di più alle parti talentuose e alle inclinazioni di ciascuno, sia di quelli che partono con meno che di quelli che partono con un po' di più e di quelli che partono con di più, perché hanno genitori che sanno leggere e scrivere, perché non sono poveri, ma comunque le parti più forti di ciascuno, quindi alle parti tragiche e alle parti più forti. E terzo, far scoprire a ciascuno delle proprie parti poco conosciute, nascoste. Ecco, una scuola così, un sistema di formazione ancora così e concludo subito, vuol dire fare un welfare intelligente nuovo. Però questo welfare intelligente nuovo lo si può fare solo se saltano un po' di cose che ci stanno, alcune posizioni conservatrici, diventa l'organizzazione della scuola, e assicurazione di noi docenti anziché dei ragazzi, qualcosa, qualche manotonia importante, direi decisiva, bisognerà cambiare. Quanto ci metteremo non so, ma se vogliamo fare un web intelligente in cui diamo una risposta a quella cosa straordinaria che è la scuola, che è un posto dove i diritti sono uguali, ma si riconosce la diversità delle persone quando stanno crescendo, è solo in questo modo che si può procedere. Quando è accennato alla questione dello statalismo e tutte le alternative nel senso del non profit,
profit. Queste sono cose che a me interessano moltissimo, anche perché l'America è un discreto laboratorio di imprenditoria sociale, di non profit. Al tempo stesso l'America è anche un laboratorio mostruoso, cioè attenzione, perché quando e dove lo Stato sociale si ritira molto rapidamente dalle sue mansioni, i più veloci a occupare lo spazio abbandonato dallo Stato sociale di solito sono privati, sono for profit, non sono non profit. E allora e lì il bilancio è molto chiaro, cioè la sanità americana ormai costa il 18% del PIL, prevalentemente privata, e tutti gli indicatori validi, quegli unici che contano, che sono gli indicatori della salute umana, cioè longevità, mortalità, cioè dicono che il sistema perfino italiano, ma sicuramente francese e tedesco, è immensamente più efficiente, è immensamente più efficiente, quindi non c'è gara, siamo meglio noi. L'altra cosa su cui mi innesto sempre sulle osservazioni di Fabrizio Bauta è la critica al modello socialdemocratico che facevamo noi del PC negli anni, io non c'ero qua negli anni 60, ma negli anni 70, ricordo delle critiche anche abbastanza scellerate che facemmo. Helmut Schmidt praticamente trattato come un socialfascista, ma però c'erano delle critiche valide. Naturalmente sappiamo benissimo però che il modello socialdemocratico non è rimasto fermo su quella questione fondamentale che tu hai sollevato, cioè come fare perché uno Stato sociale non incentivi a comportamenti parassitari, a comportamenti di indolenza, di non lavoro. Dalla Germania di Schröder alla Danimarca hanno fatto fiori di riforme, tentando di, certo non se, è difficile per lo Stato calibrare individuo per individuo le sue prestazioni, a te però perché effettivamente sei sfortunato e hai bisogno, a te no perché sei solo un lazzarone, è molto difficile entrare nella microgestione, però dal punto di vista della trasparenza e anche del dosaggio degli interventi dello Stato sociale, Germania di Schröder, socialdemocratico, e Danimarca hanno innovato tanto e hanno degli stati sociali più leggeri oggi, meno costosi di 10 anni fa, e tuttavia che continuano a svolgere un compito molto importante, laddove invece negli Stati Uniti il grande smantellamento dello Stato sociale sta minando lo stesso sogno americano, cioè il, ecco di nuovo l'ideologia, quell'illusione che l'America sia la terra delle opportunità è smentita dal fatto che oggi c'è più mobilità sociale in Danimarca. Cioè, uno che nasce povero in Danimarca ha più probabilità di morire nel ceto medio o di vedere i suoi figli accedere al ceto medio di quanto non ce l'abbia oggi negli Stati Uniti, talmente la ritirata dello Stato sociale ha eliminato anche quelle politiche di promozione delle opportunità. Scusate, grazie. Io credo di fare compromessi. Voglio essere bersagliano e qui citare il pensiero che quest'uomo sofferente, gravato di responsabilità, pronunciato nel dibattito parlamentare che viene fino all'attuale governo. E lui disse: il vero problema è che l'Europa non c'è. Detto autorevolmente dal segretario di uno dei più importanti partiti e dei più dediti all'europeismo, mi pare una tristissima indicazione. Effettivamente non c'è, e questo non è un normale, non è un fatto. Per cui è doloroso vedere che quella decisione alla quale si faceva prima riferimento, l'euro è stato introdotto dai governanti democraticamente eletti. Certo, ma dopo 12 anni lo difendiamo con la forza pubblica. Ed è un po' strano, se uno guarda la legge della Spagna e della Grecia, questo è. E 12 anni sono tanti, e dal 1957, quando esiste appunto il comune, è passato questo secolo. Lo statuto del destino è durato un secolo. Probabilmente dovremmo aspettare 2 o 3 secoli. Va benissimo, poi la storia è un fiume che cammina, nel quale ognuno si trova a passare in un determinato segmento e ha le sue idee, naturalmente limitate dal fatto che quel segmento è piccolo. E io ne sono sempre consapevole. Ma cosa dire? Sull'Europa basta, forse esagerare. Intanto mi accade di ricordare una cosa ovvia,
che è antipaticissima, però è vera. Nel secolo XX il più europeista è conosciuta. Non lo no, vediamo senza ironia alcuna, perché la contrapposizione rispetto ai due modelli, no? Il totalitarismo sovietico, l'americanismo, e gli diceva la fortezza Europa, la nostra è la terza strada, come è andata male, a lui. Per dire, è una storia accidentatissima questa qui, non bisogna, credo io, avere dei felici una metodologia. Devi scuola, come dice il dottore della terza, che a questa parola si è affezionata. E invece mi pare che forse si debba concludere, sarebbe questo termine pericoloso, inneggiando a quanto ha detto il grosso d'oro, la scuola. Tu hai detto delle cose diverse. Ma se solo uno pensasse che mettere la scuola al centro e non ai margini della stessa politica di bilancio dello Stato sarebbe la più grande delle rivoluzioni, altro che il palazzo di inverno, quella sarebbe una rivoluzione totale, perché noi sappiamo benissimo, lui ha esperienza vera della scuola, che cosa essa è effettivamente, non soltanto per la provincia torinese, ma anche a Catanzaro, che fa pur sempre parte di un paese che fa parte solo dell'Unione Europea. Per cui io non sparerei sullo Stato sociale per un bersaglio come la Croce Rossa, perché lo Stato sociale, a mio modo di vedere, ma io non frequentavo la sezione che frequentavo tutti, che sono molto più vecchi di lui, è una tappa della rotta di classe. Questo è lo Stato sociale. È un lottare per la spartizione del plusvalore in modo non troppo punitivo per chi lavora. Dovete arricciare il caso su di esso e criticarlo in nome dell'individuo liberale, 68esco, mi sembra un sofismo.